primi tempi che siamo venuti qui lo chiamavano un quartiere dormitorio. Questa idea non mi è mai andata bene, le cose stanno cambiando. Ritrovarsi ogni anno nello stesso luogo è anche questo un modo per creare una comunità, un piccolo spazio dove incontrarsi e riconoscersi, perché poi anno dopo anno io lo vedo, ormai siamo alla quarta edizione e mi capita di vedere facce che sono sempre presenti. Colgo l'occasione per prendere spunto dal titolo di questa rassegna, che era Tre Storie, per dire che a noi piace raccontare delle storie diverse, appunto, come ha detto da Angelo, da quelle brutte che insomma ci hanno un pochino acclitto in questi ultimi tempi, e vorremmo per questo motivo offrire delle opportunità sia a degli artisti di esibirsi, sia a delle persone di godere di queste esibizioni, e anche dello stare insieme e di riconoscersi come una comunità, questi quartieri che purtroppo non hanno degli spazi. La rassegna Tre Storie è completamente autofinanziata e questo lo si deve soprattutto agli sponsor che hanno creduto in noi, hanno creduto nell'Associazione Quartieri Connessi e nella rassegna intera. Grazie a loro abbiamo potuto veramente realizzare per la quarta volta consecutiva, tolti 2 anni di Covid, di pandemia, questa rassegna che veramente sta diventando ormai un punto fermo per tutta la città, dove sapete si fa veramente di tutto, dalla musica, tutti i generi di musica, da pop, rock, jazz, ieri c'è stato anche della musica lirica, e veramente tantissime cose. E poi talk, persone che vengono tutte le volte anche gratuitamente, e stiamo parlando di scienziati di livello almeno nazionale che vengono da altre storie a raccontarci cose interessantissime. Proviamo a raccontare qual è la percezione che si ha del cambiamento climatico che stiamo vivendo e a rispondere a una domanda che è sempre più frequente, cioè è vero che è colpa nostra? Qualcuno, c'è una corrente di persone che dice: è vero che sta cambiando il clima, ma non è colpa dell'uomo. È sempre successo, è sempre andata così, ma perché adesso ce la dobbiamo prendere questa responsabilità? Se, voglio dire, la Terra ha sempre fatto sti giochi su e giù con la temperatura, ma perché deve essere colpa nostra? Gestire in modo positivo per l'uomo la temperatura sulla Terra è un discorso che va avanti da decine di anni, con convegni a livello internazionale, solamente che i propositi da parte dei governi ci sono, però vanno sempre per le lunghe, vengono sempre rimandati, quindi il problema è sempre più nostro, soprattutto per le generazioni future. Allora, noi giocheremo col termine antropocene, perché è un po' il termine che è stato scelto dalla comunità scientifica internazionale per denotare quest'ultimo periodo geologico che è caratterizzato dalla fortissima presenza dell'uomo, cioè dall'impatto dell'uomo proprio sulle dinamiche ambientali. La Terra, anche prima che l'uomo comparisse, andava avanti tranquillamente da sola, quindi continuerà ad andare avanti da sola, quindi è la nostra, è il modo in cui noi facciamo le nostre attività che influenza le dinamiche globali. Quest'anno avremo del jazz, che fino all'anno scorso non c'è stato. C'è del teatro, improvvisazione teatrale, letture teatrali di testi. Abbiamo deciso di dare molto spazio quest'anno a autori con testi propri, ecco, mettiamo così. Abbiamo deciso di dare spazio a chi scrive. Quindi ci saranno poesie lette dai vari autori, che in realtà si scambieranno le poesie, quindi sarà un evento molto interessante. Il libro che ho scritto è La mia storia di mamma adottiva e tutte le avventure che abbiamo passato io e mio marito per adottare mio figlio in Colombia e mia figlia in Vietnam, entrambi nati a 9300 chilometri
da Roma, per cui ho voluto raccontarlo nel libro per dare anche un incoraggiamento a tutti i genitori, a tutte le coppie che vogliono diventare genitori adottivi. È un'ottima iniziativa e a me fa piacere perché mi va di stare insieme a tante altre persone, condividere il tempo. E oltre si imparano delle cose per ciò che riguarda la cultura. Allora, da musicista mi sarebbe piaciuto molto assistere a questa iniziativa. Insomma, sono venuto per conoscenza di un carissimo amico che suona qui stasera. Soli nella notte noi ci incontriamo, come due stelle noi, silenziosamente insieme ci sentiamo, e non c'è tempo di fermare questa corsa senza fine. Una delle attività più importanti che si fanno in questi quartieri, perché da anni sono stati un po' abbandonati, non abbiamo mai avuto, sono anni che lo chiediamo, un centro civico, un centro polivalente dove poter fare tutto questo in modo un po' più comodo. Ecco, ci tengo a sottolineare e a ringraziare, oltre agli sponsor, la parrocchia San Luca, il parroco Don Angelo Bonaiuto e tutti, insomma, i sacerdoti, perché effettivamente grazie a loro riusciamo a fare questa rassegna, perché altrimenti non ci sarebbe assolutamente la possibilità. Non abbiamo strutture, teatri, cinema, biblioteche e tantissime cose che permetterebbero di fare più comodamente, senza attaccare e staccare i fili, casse e controcasse, cioè, insomma, veramente un lavoro ogni volta, ogni sera enorme, proprio perché mancano delle strutture adeguate. Questa associazione Quartieri Connessi è una delle poche che a Latina fa con continuità delle manifestazioni culturali e soprattutto questo festival ormai da diversi anni. Questo è il primo motivo. Il secondo, per dare anche un contributo a questa manifestazione che quest'anno io trovo molto più ricca, anche per via di questo concorso interessante, per via di partecipazioni anche di gruppi musicali di spessore, anche quello che c'è questa sera ad esempio guidato dalla prof Nascani, è un gruppo che oramai si sta facendo conoscere anche al di fuori del nostro territorio, per cui bisogna aiutare questa associazione a crescere ancora di più, vista la situazione che c'è nella nostra città e che è abbastanza critica, secondo me. Don't you do that?
strano, pianeta natutu, puttello a gua, e a monta la zeu che resto di, via un deseo, se caffè tu mio, e sciorti modo ma pesci che ho se d'auria, a puttana di cu, vinta che ha de pria, e questa quarta edizione della rassegna Altre Storie abbiamo inserito una novità, sarebbe la prima edizione di un corso letterario per racconti brevi che abbiamo intitolato Storie di città, il quartiere racconta, perché pensiamo che un quartiere si riconosca anche dalle sue storie, quindi abbiamo proposto ai cittadini, non solo residenti nei quartieri Q4, Q5, ma anche in altri quartieri, di inviare degli elaborati, dei racconti brevi, di qualsiasi genere letterario, ovviamente sia di fantasia che di storie reali o di memorie, che abbiano però un'unica condizione, ovvero debbano essere ambientati all'interno dei quartieri Q4, Q5 in un luogo riconoscibile. I racconti verranno valutati da una giuria di scrittori, da una editor professionista e comunque da una casa editrice, Atlantide Editore, sulla quale praticamente verranno pubblicati almeno una quindicina di questi racconti che verranno scelti per creare un'antologia. Un'antologia che poi verrà diffusa e verrà ovviamente inserita in una serie di eventi che saranno finalizzati proprio a incontrare le persone e a raccontare insieme le storie di questi quartieri. I quartieri sono nati negli anni 80, fine anni 70-80, e ad oggi contano la bellezza di 25.000 residenti. Se poi uniamo le zone limitrofe come Via Nascosa o altre, arriviamo intorno ai 30.000 abitanti, una cittadina in realtà, un quarto della città di Latina, per cui veramente meriterebbero molta più attenzione da parte delle amministrazioni. Devo dire che ad oggi sì, qualcosina è stato fatto, però ancora poco rispetto alle esigenze, per cui veramente non stiamo parlando di esigenze di 500, 1000, 2000 persone, per carità di tutto il rispetto, ma di 30.000 persone, per cui veramente credo, spero fortemente in questa prossima, in questa amministrazione attuale, affinché veramente si impegni nel risolvere questo che è veramente un problema per i quartieri che denunciamo da tanti anni, ma che ad oggi nessuno è mai riuscito a soddisfare pienamente. C'è solo un lago che ci separa, caro signor mago della riva spenta, e se mi permette le faccio notare che un volo di piccione può superare le necessarie distanze. Benvenuti ragazzi, ogni venerdì ci trovate qui alle 18 con i venerdì da Susanna, sono appuntamenti sempre diversi e sempre molto belli. Stanza è parecchio. Con il fiume e i suoi affluenti si trova a suo agio perché son parenti e non occorre essere un mago per vedere quanto assomigli ad un lago. Grandissima fatica, però è una cosa che ci piace tanto fare, lo facciamo proprio con la voglia ogni anno di ritornare, perché abbiamo anche pensato, lo facciamo, non lo facciamo, le forze quest'anno erano un po' ridotte rispetto all'anno scorso, però l'idea di lasciare passare un anno senza altre storie intristisce prima noi e quindi speriamo che...